Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui con il post partita di Cosenza Pordenone. Partita finita 3-1 per il Cosenza. Per questo sono così contento. Allora, è stata una bellissima partita. Il primo tempo abbiamo dominato, anche perché loro hanno fatto il primo gol quando noi avevamo fatto tipo 20 cross. 20 non me lo dire, ne avremmo fatti 5-6 con Liotti che non ha azzeccato uno, tranne quando Caso ha fatto un tiro che non so come ha fatto, ma l'ha sbagliato davanti al portiere. Loro al primo tiro segnano. Lì nella mia testa è uscita la parola retrocessione, perché ho detto se perdiamo contro l'ultima, l'Alessandria stava anche pareggiando, andava a 5 punti di distacco e in quel momento i playoff non si sarebbero tenuti perché a 5 punti di distacco non si tengono i playoff, non si fanno. Quindi là mi è uscita proprio la parola retrocessione in testa. Poi per fortuna l'arbitro ci fischia un rigore, procurato dallo stesso Caso. Intanto conferenza stampa di Bisoli, vabbè. E quindi conquistato da Caso il rigore, che successivamente, che viene realizzato dalla Riveia, stesso Caso, sempre lui, che successivamente fa un assist bellissimo alla Rivei, perché ne salta 3 o 4, poi la mette in mezzo e la Rivei segna. Quindi io il secondo gol dico che l'ha fatto Caso, perché. E poi dominano loro nel secondo tempo e poi arriva una punizione da circa, cioè più o meno dal limite dell'area. Parte Carraro, parata bellissima del portiere, e Camporese sulla respinta ci arriva e fa game over per il Pordenone. Adesso andiamo alle pagelle. Matosevic 6, ha fatto due uscite che proprio andava picchiato. Il gol, dai, poteva fare meglio. Del resto, vabbè, non ha fatto niente di che, quindi 6. Oggi sarò più buono, data la vittoria. Michele Rigione, grande Rigione. L'ho anche incontrato, mi pare 2 giorni fa o 3, davvero molto simpatico, vabbè. Ha giocato bene oggi, si è guadagnato un fallo a fine partita, sul 2-1 ancora. Ha giocato bene in difesa, quindi mi è piaciuto, 6, anche lui non ha fatto nulla di che. Camporese 7. Quanti gol sono? Vediamo, 6 gol, 2 li ha fatti alla Cremonese e quindi sono 4 con noi, però, non è aggiornato qui, non è aggiornato. Da noi ne ha fatti di più, da noi ne ha fatti 5. Vabbè, 7 perché anche difensivamente ha giocato bene. Ah, do 8 perché ha fatto 2 salvataggi. Allora, sempre nel primo tempo, prima tiro, parata di Matosevic, respinta, tiro, mette il ginocchio Camporese. Poi loro dal limite dell'area, destro, che era bellissimo quel tiro, o sinistro, non mi ricordo. Poi hanno fatto un bellissimo tiro, secondo me entrava perché Matosevic lo vedeva abbastanza impreparato e si è messo davanti di nuovo Camporese. Quindi questi 2 salvataggi, mezzo punto a testa e siamo a 8. Per Camporese. Venturi non l'ho visto molto, non ho fatto niente di che. Però per essere un giovane, dai, un giovane di Serie B, gli do 6. Pure a lui, sì, dai, non è andato male. Adesso passiamo a Liotti. Non so se la punizione l'abbia battuta Carraro o lui. Se l'ha battuta lui, 7. Se non l'ha battuta lui, 6 e mezzo. Perché ha comunque fatto una bella partita, ha crossato molto, anche se non ha crossato alla grande, però ci sta, bella partita, 6 e mezzo. Comunque, cioè, se l'è fatto lo spazio per fargli lanciare il pallone, ha fatto anche tanti scatti per prendere i palloni che uno stava uscendo e l'ha preso lui.
Un altro stava uscendo in rimessa laterale e l'ha presa lui, quindi davvero bravo, è andato bene. Tra l'altro, aspettate, cosa ho fatto? Vabbè. Tra l'altro, anche un rigore non dato a caso, proprio scandaloso. Lui ne aveva saltati due o tre, stava per andare al tiro, uno gli entra in scivolata da dietro e l'arbitro non dà nulla. Eravamo sullo 0-0 ancora. Vabbè. Poi passiamo a Bultam. Reda Bultam non si è visto bene, gli do un'insufficienza. Non giocava a titolare da un po', è vero. Però non. Cioè, giocava molto meglio prima. Oggi non mi è piaciuto, a me sinceramente non mi è piaciuto. Quindi gli do un 5,5. Passiamo a Marco Carraro. Allora, se l'ha battuta lui la punizione 7, stessa cosa di Leotti, se non l'ha battuta lui 6 e mezzo. È comunque andato bene, mi è piaciuto. Cosa devo dirvi sul Carraro? Anche difensivamente è migliorato molto da quando è arrivato. Certo, si è trovato un paio di volte davanti, cioè, non davanti. Al limite dell'area di rigore dove poteva tirare, invece ha fatto continuare le azioni facendo passaggi come un vero playmaking. Non so se è giusto il termine. Poi fatemi sapere nei commenti chi ha battuto la punizione. Gerbo, Alberto Gerbo, anche lui non si è visto molto. Ha provato un paio di tiri, ha fatto un grosso che non lo sa manco lui come l'ha fatto nel primo tempo. 5,5. Anche lui non mi è piaciuto, sottotono rispetto alle altre partite. Bittante, per essere tornato da un periodo di assenza, 6,5 mi è piaciuto anche lui, anzi 6. Bati 10, doppietta. Cioè, comunque, cioè, calcolate che è un giocatore di 37 anni, e questo mi fa doppietta in Serie B. Non sbaglia un rigore perché è freddissimo. Ve l'ho anche caricato il rigore. Glielo stava parando, ma è stato così bravo da tirarlo angolato e potente che anche se ha intuito il lato, il portiere non l'ha parata. È veramente un giocatore di esperienza che a una squadra come noi, di bassa classifica in Serie B, fa molto comodo. Lui ha fatto il contratto che se ci salviamo rinnova. Se non ci salviamo se ne va. Quindi. Se ci salviamo lo avremo anche l'anno prossimo, sperando che sia come quest'anno. Anche perché ha battuto 3 rigori, non ne ha sbagliato uno e ha 6 gol. Quindi davvero sta andando bene. Veramente mi sta piacendo. Grazie Batile che sta doppietta. Caso 8, anche lui è andato benissimo, ha fatto l'assist. Ne ha dribblati molti, ha anche fatto una bella azione di dribbling e poi ha tirato, però è andata alta nel secondo tempo. Vi ho detto, si è procurato il rigore, se ne stava procurando un altro che quell'arbitro venduto non ci ha dato. Va bene, 8, ci sta, bravissimo caso. Congolo 6, non si è visto molto. Ma nel primo tempo in generale il Cosenza non si è visto molto, veramente, quindi 6. Laura 7, perché se n'è andato con un dribbling, poi ha crossato in un'azione, ha crossato e ha buttato via tutto il dribbling che ha fatto. Anche difensivamente ha fatto un paio di coperture. Dove mi è piaciuto, insomma, fa le cavalcate che fa sempre. Oggi è tornato in forma, dato che non lo vedevo in forma da un bel po'. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Sana sì. Non si è visto molto anche lui, ha fatto un paio di coperture dove mi è piaciuto molto. Quindi 6,5, l'ho visto anche fuori con la macchina poi dopo la partita. Sono andato a prendere un gelato e l'ho visto fuori. Ndoye Zilli non gli do il voto perché non posso giudicare 5 e 4 minuti di partita, quindi non li posso giudicare.
Niente, Mister Bisoli, 7, oggi è, anzi no, 8, ha fatto scendere una bella formazione in campo, vabbè, a parte Bultam che l'ha messo perché non era squalificato Florenzi, poi Bittante l'ha messo perché Situm si è fatto male, però è stata una bella mossa. Venturi invece non l'ho capita la scelta di Venturi, probabilmente anche, vediamo un po', no, non c'era in panchina Vaisanen, quindi penso che, no, penso che era squalificato perché, cioè io sono stato all'ultimo allenamento l'ultimo allenamento che hanno fatto, io ci sono stato e non era infortunato, c'era, quindi probabilmente non l'ha messo perché era squalificato, somma di ammonizioni. Quindi niente, niente, però bellissima partita da parte del Cosenza. Adesso guardiamo un po' la classifica. Dato il pareggio dell'Alessandria, siamo a 2 punti da loro. Se l'Alessandria, questa è una cosa importante, perché se l'Alessandria le perde le 2 partite che ha, dato che ha Parma e non mi ricordo, vabbè. Noi abbiamo Cittadella Pisa e Cittadella abbiamo adesso noi. Visto che abbiamo Pisa e Cittadella, allora non sono facili da vincere, lo ammetto. No, lo ammetto, cioè sono quasi impossibili da vincere. Però se le vinciamo tutte e due e l'Alessandria le perde tutte e due, noi andiamo a 5 punti di distacco dall'Alessandria. E se noi andiamo a 5 punti di distacco dall'Alessandria, i play out non si fanno. Però aspettate, no, mi è venuto un dubbio, aspettate. Se vinciamo una partita e l'Alessandria perde andiamo a 1 punto in più. Se ne vinciamo un'altra e l'Alessandria perde andiamo a 4. No, no, no. Rimangio tutto quello che ho detto. Rimangio tutto quello che ho detto. Tra l'altro è ufficiale che non ci possiamo salvare direttamente, mi sa. No, anche qua ho sbagliato. Di 1 punto, però l'Alessandria ha un campionato difficile adesso. L'Alessandria ha il Brescia, poi ne ha altre due belle toste. Aspettate che... Ma cosa? Ma cosa? Allora, adesso cerchiamo il calendario della SPAL. Il calendario della SPAL. Ah! Brescia e Frosinone. Il Frosinone mi sa che si gioca i playoff, sì. Sì, si gioca i playoff. Quindi giocherà col sangue agli occhi, penso. Quindi bene, 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 perché ha un campionato difficile. Potrebbe perderle tutte e due, però appena fa 1 punto è ufficiale che noi non ci possiamo salvare direttamente. Però secondo me se dobbiamo andare ai playout è meglio che ci andiamo con l'Alessandria. Perché secondo me a livello di rosa è messa meglio la spalla. Alessandria. Calendario. Vediamo un po' invece il calendario dell'Alessandria. Calendario. Hanno il Parma e il Vicenza. No, 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 no. Vabbè, però col Parma potrebbero perdere perché il Parma ha una squadra di Serie A, però cioè, giocheranno penso male quelli dell'Alessandria. Giocheranno molto male, penso. Perché dico questo? Dico questo perché il Parma ormai è ufficialmente salvo. È matematicamente salvo. Non può andare ai playoff, quindi di conseguenza gioca, ma non... Cioè, gioca per che cosa? Gioca per niente, praticamente. Non può ottenere nulla. Quindi penso che giocheranno male. Il Vicenza potrebbe ottenere i playout vincendo, per esempio. Quindi anche se l'abbiamo distaccati di molto. Però potremmo comunque scendere se noi le perdiamo entrambe e il Vicenza le vince entrambe. Però appena il Vicenza perde o pareggia, ciao. Quindi deve vincerle tutte e due il Vicenza. Il Vicenza che campionato ha? Lecce e Alessandria, perfetto, quindi il Lecce non, cioè il Vicenza non ci può recuperare. Direi che siamo messi molto bene, direi. Direi che siamo messi molto bene perché potremmo
Potremmo salvarci direttamente. Potremmo salvarci direttamente e basta. Potremmo salvarci direttamente. Quindi, ovviamente sperando. Ma la Spalla ha un tour de force, però. La Spalla adesso ha Brescia, Frosinone e Benevento. Quindi, la Spalla ha proprio un tour de force. Le perderà tutte e tre, penso. Massimo potrebbe strappare un pareggio, però se strappa il pareggio noi non possiamo più salvarci. L'Alessandria potrebbe comunque salvarsi direttamente. Però, come ho detto, lo ribadisco, è meglio l'Alessandria da beccare ai playout perché è più facile da battere. Niente, basta. Io vi ringrazio di aver visto il video, vi ringrazio del supporto, vi ringrazio di tutto. Ci becchiamo domani. Noi ci becchiamo domani. Un saluto da Gioinfo18. Belle ragazzi.